Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo avervi portato ormai già in più occasioni su Camilla, in realtà no, perché voi non avete visto alcun video ancora su Camilla, quindi che cosa sto dicendo? Questo sarà il primo video appunto con Camilla dopo aver terminato una serie di video che prevedevano ancora la presenza di Elvira. Quindi oggi saliamo sull'MT-09SP, ma non ci saliamo da soli, ci saliamo in due perché vi avevo promesso un contenuto in cui vi avrei parlato della comodità sull'MT-09SP, non solo per quanto riguarda il pilota, ma soprattutto per quanto riguarda il passeggero. Quindi andiamo a recuperare la Zavorrina e ci facciamo raccontare direttamente da lei cosa ne pensa della moto, della comodità, della sella, delle pedane, delle sospensioni. E quindi andiamo. Questo video lo stiamo riregistrando e dico lo stiamo perché oggi sono qui con Anna Maria. Saluta. Ciao. E oggi siamo in due, beh, ora andremo più spedite, sarà più fluido perché l'abbiamo già testato questo video. Siamo in due perché parleremo della comodità della MT-09SP. Entrambi veniamo, come sapete tutti, da una MT-07. E quindi ho pensato, come vi avevo già anticipato, di creare un contenuto pensato per chi vuole usare questa moto in due. La 07 in due era abbastanza comoda per il tipo di categoria, però aveva dei difetti e quindi ora con Anna Maria cerchiamo di scoprire se la 09 ha comunque questi difetti. Io direi di partire dalla sella, che è un aspetto importante. Quindi intanto ti chiedo, come posizione sulla sella, che qui è un po' più orizzontale, meno verticale e tra l'altro è un pezzo unico rispetto ai due pezzi della 07, noti un miglioramento in termini di comodità? Sì, sicuramente in termini di comodità c'è un miglioramento, anche per il fatto che è unica e quindi riesco a tenermi meglio, ecco. Riesci anche a stare più vicina, mentre lì c'era un gap, uno spazio tra te e me, che spesso, no, quando facevamo una frenata tu scivolavi. Sì, esatto, sì. E questa è un'altra domanda. Tu, diciamo, in frenata sai che devo rifare quello che ho fatto prima, quindi te lo dico. In frenata, come ti senti quando appunto la moto chiaramente si carica sul davanti? Tendi a scivolare comunque meno o più rispetto a prima? Allora, sicuramente c'è un miglioramento da questo punto di vista, cioè tendo a scivolare di meno, però un pochettino la sensazione di scivolamento c'è sempre. Quindi dobbiamo provare. Vabbè, ma dai, ma veramente io non sento niente, non mi arrivi addosso come mi arrivavi sull'altro. Beh, c'è anche la borsa Ma che fa la in mezzo. borsa, che fa da paracadute? No, non arrivi, dai, ti sento bella stabile invece, ti tieni bene. Forse sarà perché siamo già abbastanza vicini. O magari anche perché tu mi stavi dicendo prima, le pedane, comunque ti senti abbastanza comoda, secondo me riesci anche a fare un po' forza sui piedi, giusto? No, veramente a fare forza sui piedi riuscivo meglio con l'altra. Però diciamo come posizione, quindi più verticale di sicuro, quindi la schiena Sì. forse fa meno male rispetto all'altra. Però Sì. questa posizione, dicevi anche prima, in accelerazione invece sull'altra eri proiettato in avanti, quindi ti sentivi molto più stabile. Su questa, stando un po' più indietro, ti senti volare in pratica. No, non mi sento volare, però ecco, siccome la sella è più orizzontale, mentre prima era più obliqua, quindi tendevo a essere proiettata in avanti, durante la fase di accelerazione prima non notavo particolari difficoltà, mentre ora tendo a essere spinta indietro, quindi devo tenermi maggiormente. E vabbè, direi che questo ci sta anche, dato che hai 115 cavalli sotto il sedere e non 75, Sì. quindi ci può stare. Ma come abbiamo fatto a non parlarne? Ma mi spieghi cos'è questo? È un portachiavi di Tucano. È una novità, una new entry, è fantastico. Quando cercavo la moto, io ho anche guardato delle MT-09 usate, SP, e tutte avevano dei graffi sul manubrio, qua sullo sterzo, perché la gente mette le chiavi sballonzolano e graffiano tutto, e quindi quello è un disagio fortissimo. Poi quando salite sulla moto e vedete quel disastro, ma anche poi quando andate a vendere. Quindi cosa ha fatto il furbo Andrea? Ha comprato questo simpatico portachiavi in cui dentro ci finiscono tutte le chiavi
che non devono sballonzolare, perché quella della moto ovviamente va nella moto e poi vedete nella 09 si inserisce lì ed è perfetto, sembra studiato per questa moto. Quindi se avete una 09, una 09 SP, io ve lo consiglio assolutamente, c'è il link in descrizione, insieme anche agli altri prodotti che ho montato, che sono i paracarter nero blu perfetti per la SP, il copri radiatore e poi anche la borsa GV da serbatoio con il sistema Tenclock, che qua si mette direttamente sul serbatoio, si nasconde, non dà fastidio ed è perfetto al bacio. Tutti i link in descrizione. Di cos'altro dobbiamo parlare in generale? Della sella come comodità, come ti trovi? Questa forse è un po' meno scivolosa, ma la trovi un po' più spugnosa, più comoda o è rigida come l'altra? Forse un pochettino più comoda, sì, un po' più morbida. E la scivolosità? Sì, la scivolosità, come abbiamo detto prima, sento un po' di più in fase di frenata, però forse è un po' migliorata. Perché c'è appunto un materiale un po' diverso, quella da 07 è proprio liscia, 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 e questa invece è fatta in modo così per essere un po' meno mobile per il passeggero ma anche per il guidatore. E invece vabbè, prima non ne abbiamo parlato, in curva come ti sembra la comodità in curva, diciamo, quando uno inizia a fare qualche piega così, tu come ti senti, tranquilla, ti senti instabile? No, mi sento abbastanza stabile, forse proprio per il fatto che la sella è un po' più larga rispetto all'altra. Diciamo sul rettilineo non noto molto la differenza, però magari sulle curve sì, si nota un po' più di comfort e di stabilità. E quello lo danno le sospensioni, che tu poi invece critichi per altri aspetti. Perché cos'altro critichi? Cioè l'unica vera sì, critica in realtà che hai mosso per è ora è il fatto che un po' quando prendiamo delle buche mi sembra di sentirle di più, di sentire di più l'urto. Mentre, non so, forse prima era più attenuata come... Sicuramente era più molleggiata la 07, che era però in realtà anche un contro da un punto di vista poi della sicurezza, della guida. Però qua si può intervenire, stiamo intervenendo. Già in questi giorni abbiamo fatto delle regolazioni, dammi un po' di tempo e la studiamo bene, perché si può personalizzare tutta, sia la forcella davanti, sia l'ammortizzatore dietro. Quindi dai, sono fiducioso. Poi alla fine queste sospensioni te le fanno pagare pure caro, quindi ci mancherebbe che poi non puoi regolarle e renderle comode, oltre che sicure e adeguate anche per una guida un po' più sportiva. Va bene, beh, Anna Maria, grazie per questa tortura a cui ti sei prestata. Di niente. E se vuoi salutare, sai dove si trova la GoPro. Ciao.